Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti qua oggi. Oggi presentiamo la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Direi che siamo in linea con gli anni passati come data, anche se sento comunque attorno a noi del fermento, forse i ricordi della scorsa stagione dove eravamo partiti prima, fa sì che i nostri tifosi siano scalpitanti. Le richieste sicuramente stanno arrivando, sono già tante. Intanto vorrei portarvi saluti da parte della proprietà, del presidente Gianluigi Pedrollo, del vicepresidente Giorgio, ma vorrei salutare anche e soprattutto i nostri tifosi, soprattutto ho in mente l'ultimo saluto che hanno lasciato alla squadra l'anno scorso nell'ultima partita dove il nostro pubblico, che è stato il quinto in Italia in LBA, ha comunque lasciato un ottimo ricordo ai nostri giocatori. Vorrei ripartire da lì, eh, soprattutto eh, dando ai nostri tifosi in mano la nostra nuova squadra, che avrà bisogno di tanto sostegno. È una squadra sicuramente molto, molto interessante, giovane, ma che potrà fare molto bene. Vorrei ringraziarli ancora perché essere, essere stati il quinto pubblico in Italia in LBA non è una cosa scontata e vorrei ringraziare ovviamente anche Fabio Crivellaro, il nostro responsabile del ticketing, che è riuscito in questa. In questa bella bella cosa, bella impresa. Eh, dobbiamo ripartire, siamo qua appunto per questo. Eh, ci tenevo ecco, eh, a fare questa questa parentesi, a aprire questa parentesi, perché dobbiamo sicuramente guardare al, al, al futuro ma il passato per noi è importante. Sapere che vicino a noi abbiamo tanti sostenitori, questo ci conforta e ci dà forza per andare avanti e cercare soprattutto di fare il meglio possibile e riprovare a tornare magari dove questa società dovrebbe stare. Quindi sto parlando nella Serie A. Qua a fianco a me ho diciamo, una persona da presentarvi e prendo anche spunto proprio oggi per questa conferenza stampa. Eh, vorrei presentarvi appunto Nicola Tolomei, il nostro coordinatore dell'area marketing, eh, eventi e comunicazioni scaligera basket, che eh, da poco più di un mese è entrato in ogni nostra società. Sarà colui che oggi, insieme appunto a Fabio Crivellaro, vi presenterà la campagna abbonamenti. Intanto grazie e grazie. soprattutto benvenuto. Grazie mille Alessandro, buongiorno a tutti, intanto mi preme presentarmi, mi chiamo Nicola Tolomei, sono... Classe 63, vengo da Milano, sono nel mondo della pallacanestro dal 1991 e nel mondo professionistico dal 2009. Sono stato direttore marketing della Federazione Italiana, della Lega Nazionale Pallacanestro e di quattro club. La prima esperienza fu a Brescia, nei primi quattro anni della permanenza in sera di Brescia, l'ultima si è consumata a Napoli e tra l'altro quando prima Alessandro faceva riferimento. Alla, a quella partita, eh, io da, da, da antagonista eh, ero qui con la squadra di Napoli, sono rimasto stupefatto, quel giorno l'ho detto anche agli amici di Verona, di come il pubblico fosse presente in una giornata in cui le, le sorti erano già state eh, sancite. Mi è piaciuto moltissimo l'atteggiamento di una squadra che ha giocato contro Napoli fino a 30 secondi dalla fine per poter vincere quella partita pur non cambiando nulla in classifica per Verona. Ho apprezzato tantissimo l'atteggiamento e ho apprezzato ancora di più l'atteggiamento di una tifoseria leale, onesta, che ha applaudito i giocatori con un giro di campo. Sono nella palacanestro da 34 anni, una, una cosa del genere. Ne ho viste tante di cose belle da parte del pubblico, me ne ricordo diverse, ma quella di Verona, dell'ultimo di campionato, mi è rimasta veramente impressa. Poi il destino ha voluto che dopo un mese ci fosse la chiamata di Verona e qui vanno i ringraziamenti più sentiti da parte mia alla famiglia Pedrollo per la fiducia che, mi è, stata, uh, che è stata riposta in me. Ringrazio tantissimo Alessandro per la per il modo col quale sono stato accolto un ringraziamento particolare a chi mi ha preceduto ad Andrea Sordelli che ha lasciato una società in maniera perfetta, ho trovato una situazione assolutamente chiara, Andrea mi ha, avrei voluto che Andrea restasse perché il mio ruolo è diverso dal suo, io sono un coordinatore che lavorerà sulla parte strategica, ancora più che sulla parte operativa. Eh, devo dire che nonostante l'uscita di Andrea, Andrea è stato un grandissimo professionista, mi ha lasciato una situazione assolutamente chiara sulla quale poi ripartire mi auguro non sarà assolutamente difficile. Che cosa, che cosa voglio fare? Voglio. Voglio cercare di rendere un po' più sostenibile l'impegno economico di questa società, l'impegno di chi occupa il mio ruolo è necessariamente quello di trovare delle risorse, voglio cercare queste risorse con dei modelli che ho già sperimentato in passato in altre città, in altri contesti, le mie parole d'ordine sono necessariamente legate al mondo del sociale, sono una persona, ho fatto per 15 anni diversi progetti con Dino Meneghin in tutte le scuole d'Italia, ho sostenuto i progetti di Adida in tutti gli anni 90 ho un'esperienza particolarmente legata all'attenzione che lo sport come mire di eccellenza può essere utilizzato da parte di aziende per trasferire corretti stili di vita, corretti atteggiamenti, stili di consumo non esasperati alla vendita ma esasperati invece nel, nella modalità di approccio di consumo dei prodotti. Io sono convinto che la pallacanestro non sia necessariamente un ambiente nel quale un'azienda possa vendere anche solo un prodotto di più ma sono convintissimo che la pallacanestro è un ambiente ideale invece per quelle aziende che vogliono trasferire dei principi e dei valori. Sono, troppo, sono troppe le positività che abbiamo analizzato in questi 30 anni di lavoro: dalla capacità di spesa che ha il nostro pubblico, il livello di istruzione, il fatto che non esistono barriere sociali tra i ragazzi che giocano a pallacanestro. Sapete benissimo che da noi il razzismo è assolutamente laterale, anzi, per noi è molto spesso il nero è un'eccellenza. Quando noi compriamo un giocatore, ci chiedono sempre. Se sei bianco o sei nero sei più alto di due metri. Quando rispondiamo che è 2,05 m ed è nero ci dicono a ah, meno male vuol dire che è fortissimo. Tutto questo in altri sport non sempre accade. A Verona ci inseriamo, mi inserisco in un contesto competitivo straordinariamente importante perché è una città che produce sport tutto ad altissimo livello, in tutte le discipline la nostra idea la mia idea sempre ho lavorato a Roma ho lavorato a Napoli in città dove il calcio è religione tanto quanto lo è qui a Verona io penso che non dobbiamo essere necessariamente antagonisti dobbiamo essere invece paralleli cioè noi dobbiamo viaggiare sul nostro binario dobbiamo saper creare però valore al valore di una città dove che si riconosce nello stesso nome che è Verona, negli stessi colori che sono giallo-blu, nelle stesse definizioni che sono Scaligera. Quindi io penso che dobbiamo essere capaci di convivere tutti in uno scenario competitivo fatto di aziende che vogliono investire attraverso lo sport e poi ognuno di noi, noi in particolare, trovare la nostra ragione di esistere in quelli che sono i valori a noi più vicini. Quindi massima attenzione alla sostenibilità finanziaria per aiutare la famiglia Pradrollo in quella che oramai è diventata un'impresa oltre decennale. Ringraziare Tezenis che è un'azienda che non ho ancora avuto modo di piacere di conoscere ma che da 12 anni sostiene questo progetto in maniera direi quasi mecenatistica. Mi è piaciuto molto di Verona, e uso la parola fiducia, mi è piaciuto molto di Verona, prima ancora di venire qui, sapere che il management non era stato toccato, così come i tifosi sono stati vicino alla squadra, personalmente, avendo ormai i miei anni, ho apprezzato moltissimo che la proprietà non abbia toccato nulla nel management di questa squadra, ma abbia inteso anche con il mio arrivo aggiungere qualcosa ma non togliere nulla. Quindi quando io lessi dalla conferma di Ramagli, di Frosini... Eh, erano momenti in cui già si parlava anche con me, rimasi veramente... ...come dire colpito del fatto che una squadra che passava dalla 1 alla 2... ...faceva questo passaggio praticamente indenne... ...con i tifosi che gli vogliono bene... ...con un title sponsor che resta vicino... col management che non cambia... ...io penso che questa sia la ricetta più giusta... ...per creare ricchezza... ...ricchezza in senso non solo in senso economico... ...ma ricchezza anche di amicizia, di valore, di qualità umana... ...questa è la strada giusta per creare un progetto importante... ...starò sempre lontano dal campo... ...starò sempre lontano dalle attività sportive perché non mi competono e perché è mia eh, tradizione non, assolutamente non intercettare nulla di quella parte lì, se non intervenire nella parte sportiva per utilizzare i nostri giocatori, per utilizzare tutti i contenuti sportivi, per valorizzare invece quello che è l'impegno verso i nostri sponsor. Detto questo, la campagna eh, realizzata è tutta opera di Fabio Crivellaro, Fabio ha lavorato a questa campagna penso dal giorno successivo. Alla retrocessione, quando io sono arrivato nel mio ruolo di coordinatore dell'intera area, Fabio mi ha sottoposto la sua idea di campagna. Io non ho cambiato una virgola perché il lavoro ho ritenuto che fosse fatto molto, molto bene. Peraltro, già condiviso anche con la proprietà. Quindi eh, la paternità di questa campagna è tutta sua, così come la paternità di questa campagna in termini di concept di comunicazione va a Nexidia, che è qui rappresentata da Enrico. Ti pregherei anche di fare un salto qui. Ti invito a fare un intervento veloce perché è stato utilizzato, puoi restare anche lì. È stato utilizzato un concept interessantissimo su questa campagna che è Un amore così grande, che è una canzone importante, che ha anche delle caratteristiche importanti nella musica lì. Quindi, se ci vuoi raccontare perché è stata chiamata così, Nexidia sarà, resterà il partner creativo di Scaligia da Basca Verona. Abbiamo già avuto modo di condividere insieme i futuri progetti di comunicazione, a breve editeremo la nuova brochure di presentazione del club e lanceremo insieme un'iniziativa che qui preannuncio che si chiamerà Più Verona e che sarà declinata in Più Verona Più Sport, Più Verona Più Sociale, Più Verona Più Business. Questa, questa iniziativa ve la spiegheremo tra, tra qualche settimana. Il progetto Più Verona si rivolgerà a, alle aziende del territorio per cercare di popolare la base della nostra, della nostra relazione con, con le aziende, per creare una, 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 delle fondamenta su cui poi poggiare tutta la struttura marketing del club. Grazie, grazie Nicola della parola e eh, anch'io a nome di, anche di Paolo Zanetti, mio socio ringrazio Scaligera Basket per aver rinnovato la fiducia nei confronti di Nixidia il concept, beh, eh, mi rallaccio al discorso dell'ultima dell partita dello scorso campionato, siamo partiti veramente tutti da lì perché è stata un'emozione grande vedere l'attaccamento dei tifosi, l'attaccamento della città verso una squadra che aveva dato tutto e, e non è stata premiata dalla classifica, quindi Uh, abbiamo ideato questo slogan, questo concept, eh, pensando appunto a, al fatto che non esistono categorie, cioè il pubblico di Verona seguirà la Scaligera indipendentemente da, dal campionato che, che andrà a giocare. Quindi l'amore è così grande, è, è proprio un auspicio, è proprio una, un sottolineare questo attaccamento. Siamo sicuri, siamo convinti che eh, le persone che si sono avvicinate a, a questa squadra perché c'era il blasone della 1, molti di queste seguiranno anche la compagine in A2 e la sosterranno e il nostro diciamo, contributo grafico, contributo di comunicazione vuole proprio seguire questo, questo spirito e con questo facciamo anche i migliori auguri a Ramagli e a tutti i ragazzi e a tutta la società Grazie Enrico Grazie. Permettetemi di chiudere il mio intervento prima di lasciare la parola a Fabio io voglio ringraziare una persona che è qui da Verona ha pensato a me a un certo punto, io ringrazio il dottor Paolo Cannas che è un amico, avevamo un'amicizia in comune, mi ha contattato lui la prima volta chiedendomi se fosse vero che stavo uscendo da Napoli e mi sembra giusto in questa occasione ringraziarlo perché se sono qui è perché è stata sua l'idea di, di, di valutare questo, questo accordo. Sono veramente contento di essere in questa città e penso che saper accettare una sconfitta sia il modo migliore poi per saper gioire di quello che riusciremo a fare. Grazie. Grazie Nicola, buongiorno a tutti. Passerei subito alla parte più tecnica della campagna abbonamenti, e comunicandovi cosa comprenderà quest'anno la campagna abbonamenti, che mai come quest'anno sarà eh, ricca di partite e, e, nello specifico, saranno 17 partite comprese nella campagna abbonamenti, che saranno così, la prima partita di Supercoppa del 15 settembre le 11 partite del della stagione regolare del campionato più le 5 della fase ad orologio. I settori rimarranno invariati rispetto alla scorsa stagione e ovviamente tutti gli abbonati della stagione scorsa avranno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul loro posto per tutta la prima fase della... Per i primi 20 giorni della campagna abbonamenti. Nello specifico da oggi pomeriggio, dalle ore 3 sarà ufficialmente aperta la vendita e la prelazione sarà esercitabile fino a sabato 9 settembre alle ore 12. Dopodiché non sarà più possibile esercitare diritto di prelazione e i posti verranno sbloccati alla libera vendita eh, di chi volesse. Eh, Altri settori. Eh, I prezzi, eh, così come l'anno scorso, eh, avranno una diver diversificazione in base al periodo di sottoscrizione dell'abbonamento. Nel senso che, eh, nello specifico, chi si abbonerà prima, oltre ad avere compresa appunto la partita di Supercoppa del 15 settembre, che vi ho ehm, appena detto, avrà anche un ulteriore eh, vantaggio economico proprio sull'acquisto dell'abbonamento. Mentre dopo la partita di Supercoppa del 15 e quindi partendo come vedete alle mie spalle dal 18 che è il lunedì, ehm, il lunedì dopo la partita appunto, di Supercoppa inizierà un'altra tabella prezzi che avranno sempre ovviamente degli sconti importanti eh, rispetto all'acquisto dei singoli biglietti ma comunque verranno maggiorati e soprattutto non ci sarà più una partita in più in regalo all'interno dell'abbonamento. Entro appunto nel dettaglio così per chiarire, eh, per, per chiarire quali sono i settori eh, che appunto rimarranno eh, dal nostro eh, settore top che sarà il parterre, eh, la tribuna centrale che come vedete è appunto quella dietro le panchine e fronte le panchine, una tribuna laterale che fa, par che fa parte sempre del primo anello che avrà ovviamente un costo. Eh, più basso rispetto alla tribuna centrale per poi passare al nostro primo prezzo che sarà la gradinata che comprende sostanzialmente tutto il secondo anello del nostro palazzetto il prezzo a primo eh, a, 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 si vede già da primo occhio nel senso che in, rispetto all'acquisto di un abbonamento basta guardare l'esempio della tribuna centrale piuttosto che del, che del parterre Sostanzialmente con il biglietto costa 30 euro. Se volete, ve li elenco tutti, però eh, penso che sia sufficiente un esempio che, che rende molto bene l'idea di quanto è vantaggioso fare l'abbonamento. Nel senso che prendiamo come riferimento la tribuna centrale, il prezzo del biglietto è 30 euro. L'abbonamento è 300. Sostanzialmente si pagano 10 partite e 7 sono gratuite. Quindi è una scontistica che mai come quest'anno è stata così alta appunto per, in primis per andare incontro poi a tutti i nostri tifosi che ci hanno dato una grande mano e tanta fiducia l'anno scorso. Eh, viene subito anche all'occhio che le nostre tradizionali scontistiche sono rimaste le stesse, quindi avremo eh, una fascia ridotta di prezzo che comprenderà tutti gli under 16 e gli over 65 e eh, la conferma anche del nostro pacchetto famiglia. Che comprenderà l'acquisto di due biglietti di due abbonamenti pardon, adulti e un abbonamento under 16, con un ulteriore sconto, appunto, essendo eh, dedicata proprio un'offerta alle famiglie. Per, questo, per questi tipi, ovviamente, di abbonamenti, da, già da oggi pomeriggio ci sarà una vendita eh, capillare sia in sede. Con i nostri orari di apertura che saranno dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato mattina saremo aperti dalle 10 alle 12. E in più ovviamente sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per le categorie che non hanno agevolazioni ridotte, dove invece bisognerà venire in sede per appunto verificare con una carta d'identità l'effettiva. Eh, L'effettiva riduzione dell'abbonamento sarà possibile comprare l'abbonamento sia online e sia in tutti i punti vendita fisici di Viva Ticket di Verona e Provincia. Sarà disponibile nel nostro sito il link che, che riporterà appunto a tutti i vari punti vendita um, dedicati e, e con questo la parte eh, puramente diciamo, tecnica l'ho eh, conclusa. Concludo il mio intervento dicendo eh, che sicuramente è ben visibile eh, il vantaggio, anche solo puramente economico, che ha l'abbonamento e sicuramente chi si abbona prima e chi si abbona prima del 17 settembre lo è ancora di più. E quindi siamo fiduciosi di avere tanti nostri tifosi che rinnoveranno e sottoscriveranno l'abbonamento. Bene, direi allora grazie a tutti. Grazie.